Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi finalmente giro il video del quale insomma parlo da 2 settimane, ovvero il video in cui vi parlo del mio libro e di tutto ciò che l'ha reso possibile, quindi tutti i passaggi che ho fatto per arrivare a stringere il mio libro finalmente pubblicato tra le mie mani. 2 piccole premesse, la prima è questa macchiolina sul naso. Dato che molti di voi anche su Instagram mi dicono sei macchiata, tipo con la Nutella, ecco no, purtroppo è un piccolo sfogo che mi è rimasto dopo un raffreddore, sta guarendo però ancora si vede, è proprio qui in mezzo alla faccia, nonostante mi sia anche messa il fondotinta, non si nasconde e quindi niente, rimane qui. E la seconda cosa è che penso che questo video possa tornare utile a tutti coloro che hanno qualche curiosità sul mondo, per l'appunto, dell'editoria, su come si pubblica un libro. Chiaramente non insegno niente, questa è stata la mia esperienza e magari può essere d'aiuto a qualcuno che vorrebbe intraprendere questo cammino. Faccio un'altra piccolissima premessa, ovvero il fatto che prima di tutto io non metterò mai a stressare voi che avete blog o canali YouTube chiedendovi di recensire il mio libro. Vorrei che il mio libro fosse acquistato da chi veramente ha voglia di leggerlo, e se poi avrete voglia di parlarne sui vostri canali o insomma sui vostri social, è ovvio che a me farà tantissimo piacere, però non sono il tipo da mettermi a scrivere messaggi a tutti dicendo ho pubblicato un libro, ti va di recensirlo, te lo invio gratis. No, è una cosa che non sopporto quando gli altri fanno con me e non farò io con voi. Semplicemente spero che se mi conoscete un po' abbiate la curiosità di vedere che cosa ho scritto e che quindi vi possa interessare comprare il libro e farmi sapere anche in maniera privata, a me non importa che lo diciate sui social, che cosa ne pensate. Inoltre, per chi appunto fosse interessato a comprare il libro, alla fine del video, quindi se volete potete fare un salto direttamente alla fine se siete proprio interessati a questo, vi lascio tutte le informazioni per poterlo comprare. Il sunto di quello che dirò alla fine è: rivolgetevi direttamente alla casa editrice, il prezzo è basso, vi spediscono in 2 giorni, praticamente vi arriva il libro e sicuramente evitate tante beghe e tante attese in più che altri siti vi potrebbero dare, nonostante appunto il libro sia comprabile ovunque su internet. Basta, questa è soltanto la piccola premessa che volevo fare. Vi avevo chiesto di scrivermi sotto l'ultimo video le domande che avevate relative a questo argomento, in modo che io potessi rispondere anche a queste durante la spiegazione di come ho pubblicato il libro, e quindi me le sono segnate nel mio quadernino e quindi cercherò chiaramente di rispondere a tutte. Bene, cominciamo. Allora, io credo che si possa suddividere tutto il procedimento che porta alla pubblicazione di un libro in 5 fasi, ovvero l'idea, la scrittura, quindi mettere in pratica l'idea che ci è venuta, la ricerca della casa editrice, la correzione delle bozze e la pubblicazione. Quindi affronteremo queste 5 fasi. Partiamo dalla prima fase. La prima fase è per l'appunto l'idea, quindi come mi è venuta l'ispirazione per cominciare a scrivere questo libro, e questa è anche la fase che più vi ha incuriositi. Infatti ho ricevuto domande come è nata l'idea, come hai capito che tra tanti soggetti questo era quello giusto. Quindi, insomma, so che siete incuriositi anche da questo. Allora, io devo essere sincera, l'idea è una cosa che non ho controllato, nel senso che mi è venuta da sola. Quindi io diciamo che condivido pienamente quello che dice Elizabeth Gilbert nel suo libro Big Magic, nel senso che nel mio caso, per l'appunto, è stata l'idea venire da me. Perché più mi scervellavo a trovare qualcosa che potesse essere il soggetto di un libro, e più l'idea si allontanava. In realtà è stata un po', tra virgolette, un'illuminazione. Non è stata la prima della mia vita, ovviamente, nel senso che le idee, secondo me, quando ci arrivano, ci chiedono di essere sviluppate. Durante la mia vita è successo 2 o 3 volte di aver avuto quest'idea, quindi di aver avuto in mente una storia, all'inizio anche un po' nebulosa, insomma bisogna poi definire i dettagli, comunque che effettivamente avevo voglia di trascrivere, avevo voglia di raccontare. Ho cominciato, ma poi queste idee vanno curate, vanno seguite passo passo, e chiaramente non sempre questo è possibile. Quindi ci sono state appunto delle idee alle quali non ho dato la giusta attenzione, quindi magari
emozioni le ho sviluppate all'inizio, ho fatto trascorrere dei mesi senza guardarle più, e nel momento in cui sono ritornata a lavorarci mi sono resa conto che quelle se ne erano andate e che quindi non mi ispiravano più tanto. Quando ho avuto questa idea qui, quindi chiaramente ero, insomma, molto estasiata perché ci credevo veramente, mi piaceva molto, e allora mi sono veramente impegnata per dedicarmi a questa idea, allo sviluppo di questa idea con costanza, e questo mi ha permesso di portare a termine un lavoro, perché obiettivamente non è come scrivere una poesia, ecco, ci viene un'ispirazione e in quanto 10 minuti, un quarto d'ora, insomma, l'abbiamo scritta. Un libro richiede veramente tanto tempo e quindi è normale che succeda a volte di perdere un po' la retta via. Quindi in questo caso posso dire che non ho un segreto da rivelarvi, è successo e basta. Ho avuto questa idea all'improvviso e lei che mi ha trovata e mi ha chiesto: bene, io sono venuta da te, però adesso sviluppami. Ecco, come ho fatto a capire che era quella giusta? Non lo so, me lo sentivo dentro, mi sentivo dentro che era una storia che mi rappresentava, era una storia che mi piaceva raccontare, quindi chiaramente questo deve essere un piacere, non deve essere un peso, un obbligo, ecco, un lavoro pesante, e quindi semplicemente ho deciso di portarla avanti e basta. Passiamo adesso alla seconda fase. La seconda fase è, come ho detto, la fase della scrittura, quindi la fase in cui effettivamente ho messo in pratica l'idea che avevo avuto, e anche in questo caso ho raccolto un paio di domande che vi, insomma, vi incuriosivano. Come si scelgono i nomi dei personaggi? 1. E 2, mentre scrivevi non ti sembrava di scrivere qualcosa che avevi già letto, quasi come se stessi copiando la storia di qualcun altro? Allora, questa parto da questa seconda domanda perché è abbastanza logica, nel senso che mi è stato detto: tu comunque leggi molto, non ti potrebbe essere successo appunto di dire: oh mio Dio, pensavo questa idea fosse originale, invece no, ecco perché mi è venuta, perché l'ho letta da qualche altra parte. Allora, fortunatamente no, non ho avuto questo tipo di problema, perché la storia che ho raccontato è permeata, è proprio, anzi è satura di me, quindi è satura delle persone che ho conosciuto, delle esperienze che ho vissuto, delle cose che ho visto, quindi chiaramente c'è un filtro personale potentissimo che nessun altro può avere, perché ovviamente sono cose che ho vissuto io sulla mia pelle. Può accadere, io presumo, che qualche particolare ci ricordi qualche altra storia, ma obiettivamente, a meno che proprio non ci rifacciamo ad un'altra storia dall'inizio alla fine, tendenzialmente, insomma, quello che scriviamo è sempre originale, è sempre nostro, perché anche se l'argomento è stato trattato da qualcun altro, non è mai stato trattato dal vostro punto di vista, quindi in ogni caso merita comunque di essere sviluppato. Nel mio caso, per l'appunto, molti dei personaggi, delle situazioni che ho raccontato sono un insieme di fantasia e di cose che ho effettivamente visto e che ho vissuto, e quindi le ritengo veramente molto personali. In generale la storia non mi pare di aver letto niente del genere, e quindi per il momento, insomma, sono abbastanza tranquilla di essere stata originale. Ho scritto per circa un anno e mezzo, perché ho cominciato a scrivere durante il periodo di Pasqua, se, insomma, ricordo che il periodo era quello, ed ho finito di scrivere il libro a Natale dell'anno successivo, quindi all'incirca un anno e mezzo. È un tempo relativo, nel senso che nessuno si può basare sul mio tempo, perché ci sono persone che hanno maggior tempo da dedicare al libro, quindi magari in 6 mesi lo finiscono, ed altre che ci mettono 2-3 anni, ecco, quindi questo è assolutamente relativo. Per me è un tempo molto buono, perché considerando che ho tantissimi interessi, tantissimi hobby, e chiaramente ho sempre lavorato, quindi lavoro tutti i giorni, ho una famiglia, quindi torno a casa, voglio anche di stare col maritino, credo di essere stata brava, ecco, alla fine a trovare anche il tempo in maniera costante da dedicare alla scrittura. Questo è un po' il segreto, il fatto di dedicarsi alla scrittura in maniera abbastanza costante, quindi non lasciare mai per 6 mesi il libro sul computer senza neppure rileggerlo, perché da una parte, una volta che ci ritorniamo, dobbiamo ricominciare da capo, rileggere tutto, perché tanti particolari ce li siamo dimenticati, e poi potrebbe appunto essere che l'idea non ci stimola più. Invece lavorarci costantemente ci permette di non disinnamorarci mai dell'idea che ci è venuta, e quindi niente, io sono contenta. Ovviamente è logico, anche io ho passato dei periodi dove ho scritto di più, periodi in cui ho scritto meno, però insomma alla fine in un anno e mezzo sono riuscita a portare a termine il libro, comprese le varie correzioni che ho fatto durante la stesura e poi la correzione finale quando me lo sono riletto tutto da capo per vedere che tutto fosse a posto. Per quanto riguarda, per l'appunto, la domanda sui nomi dei personaggi, in questo caso
io semplicemente in base al personaggio che avevo delineato, quindi all'aspetto fisico, al carattere e così via, davo il nome che secondo me era più azzeccato per quel tipo di persona. E questo ovviamente varia in base alle nostre esperienze personali. Cioè, io non avrei mai potuto chiamare Deborah un personaggio negativo, perché nella mia vita Deborah è un nome che io associo ad una persona positiva, e quindi nella mia mente sarebbe stato impossibile fare una cosa del genere. Questo ovviamente è una cosa mia, nessuno lo sa, e quindi tutti prenderanno per buoni i nomi che ho dato io ai vari personaggi. Non c'è una regola, ognuno può dare veramente il nome che preferisce ai personaggi che descrive, e come ho detto un po' ci si rifà anche alle persone che conosciamo nella nostra vita e che ci ricordano quel determinato personaggio, oppure semplicemente un nome che ci sembra stia bene su quel personaggio. Ho terminato per l'appunto di scrivere questo libro a dicembre, quindi durante poco prima di Natale. L'ho stampato in una copisteria, quindi l'ho fatto rilegare come se fosse un libro, ma ovviamente non era pubblicato, era solo stampato, e l'ho regalato per Natale al maritino e alla mia famiglia. Questo perché? Perché avevo bisogno di qualcuno che lo leggesse dall'esterno, che non solo finalmente potesse vedere che cosa avevo creato, ma che anche mi potesse suggerire le modifiche che secondo loro insomma erano da fare. Questo perché ovviamente dopo aver lavorato tanto ad un libro c'è un momento in cui non se ne può più, nel senso che rileggerlo ancora non ci farebbe vedere gli errori che abbiamo fatto, perlomeno per me era così, perché l'avevo letto talmente tante volte che non ne potevo più di leggere quel libro. Quindi che cosa ho fatto? L'ho regalato ai miei e appunto a mio marito, e ho chiesto a loro non soltanto di leggerlo la sera, insomma prima di dormire, ma anche di annotarsi eventuali errori che potevo aver fatto o modifiche che secondo loro andavano fatte. E quindi loro hanno, la mia famiglia ha letto il libro, e io per un paio di mesi mi sono distaccata dalla storia. Poi quando loro sono tornati, avendo letto il libro e avevano appuntato tutte le modifiche del caso, io l'ho ripreso in mano, ho ripreso in mano il manoscritto dall'inizio ed ho controllato le correzioni che mi suggerivano loro, se ero d'accordo, se non ero d'accordo, e ho rimodificato quello che andava modificato, perché comunque volevo che la bozza fosse almeno insomma, almeno fino a quel momento perfetta per poterla poi presentare alle varie case editrici. Passiamo quindi alla terza fase della pubblicazione. La terza fase, come abbiamo detto, è la ricerca della casa editrice. Allora, in questo caso io avevo delle, come posso dire, degli obiettivi che mi ero preposta. Allora, avrei voluto che la casa editrice fosse appunto una casa editrice che investisse su di me, quindi non avevo intenzione di pagare nessuna casa editrice per la pubblicazione del mio libro. Volevo che la casa editrice pubblicasse a livello nazionale, quindi fosse possibile per tutti, insomma, in tutta Italia, ordinare il mio libro. Volevo che il mio libro fosse stampato su carta, quindi fosse un libro cartaceo. Poi, se la casa editrice avesse voluto anche fare l'ebook, a me sarebbe andato bene, però nel mio caso non è stato così, quindi non esiste l'ebook. Quindi comunque volevo che fosse cartaceo, perché l'importante era averlo tra le mani, ed è anche per questo che non mi sono autopubblicata, perché volevo che appunto fosse cartaceo, uno, e due, volevo che la casa editrice mi seguisse e che quindi mi sapesse consigliare le modifiche del caso, ecco. Quindi questi sono stati i parametri che io ho seguito. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che io ho avuto pazienza. Molto spesso quando si è finito un libro si ha tanta voglia di pubblicarlo il prima possibile, e quindi una volta mandato a 3-4 case editrici e queste non ci hanno risposto, si tende a dire vabbè, mi autopubblico perché loro non capiscono il mio genio. Non è così, ecco, molto spesso gli autori secondo me non hanno la pazienza di aspettare che una casa editrice veda in loro quel qualcosa in più che insomma gli faccia venire voglia di pubblicare il libro. E lo dico perché per esperienza anche la mia mamma mi ha detto: ma perché non pubblichi, non provi a pubblicare con la casa editrice della mia zona, che è una casa editrice che pubblica a pagamento, e almeno dice comunque in questa zona verranno distribuiti e chi ti conosce potrà comprare il libro. Ecco, no, non importa se ci vuole di più, io ho avuto pazienza, ho cercato la casa editrice che potesse credere in me, perché io per prima credevo nel mio libro e sapevo che qualcuno sarebbe interessato. È ovvio che non mi sono illusa di poter interessare a case editrici come Mondadori, Feltrinelli e così via, insomma, è normale, è il mio primo libro, quindi è ovvio che sono una scrittrice alle prime armi, ed è altrettanto ovvio che magari una casa editrice un po' più piccola avrebbe avuto, sarebbe stata più propensa a investire su di me piuttosto che una delle grandi case editrici d'Italia. Questo è assolutamente normale e comprensibile, perché è logico oltretutto che anche i contratti che vengono firmati tra case editrici e
l'autore cambino in base al tipo di autore che appunto non è la prima opera, ha sempre un contratto diverso da un autore che ha la pubblicazione del suo 10° libro, del suo 20° libro, è normale. Quindi io che cosa ho fatto? Praticamente ho ovviamente all'inizio l'ho mandato alle grandi case editrici così tanto per sfizio e poi avevo un bel poster praticamente con l'elenco di tutte le case editrici che erano presenti l'anno precedente al Salone del Libro di Torino e quindi che ho fatto? Mi sono messa lì e una per una ho mandato il manoscritto a tutte le case editrici, no a tutte insomma, però a molte case editrici di quell'elenco. Come funziona in questa fase? Io entravo nel sito della casa editrice, prima di tutto controllavo che pubblicasse libri di narrativa, ovviamente, perché se è una casa editrice che pubblica saggi o che pubblica fumetti è inutile che gli mandi il mio manoscritto, sarebbe anche irrispettoso perché la casa editrice si rende conto che tu non hai nemmeno indagato su che tipo di pubblicazione facciano. Quindi prima chiaramente facevo una scelta di questo genere, poi c'è sempre la sezione manoscritti dove ci viene indicato in che maniera vogliono ricevere il manoscritto. La maggior parte basta un PDF insieme a sempre una sinossi del libro e ha una breve biografia dell'autore. Altri lo vogliono in formato cartaceo, quindi io lo stampavo, lo imbustavo e lo mandavo alla casa editrice. Le risposte che arrivano dalle case editrici sono veramente lente, nel senso che quasi tutti scrivono sui loro siti: se siamo interessati al vostro libro ve lo faremo sapere nell'arco di 4, 6, 8 mesi, insomma ci vuole veramente tanto e ci vuole quindi pazienza e bisogna attendere. Qualcuno risponde anche se non è interessato, qualcuno se non è interessato neppure si fa più sentire e ovviamente chi è interessato poi invece si farà avanti e nel mio caso insomma mi ha fatto sapere come intendeva procedere per la pubblicazione del libro. In questo caso ho un'altra domanda anche per questa fase, ovvero avevi pensato ai concorsi? Ecco, in realtà ci avevo pensato, però molto spesso le regole dei concorsi sono un po' particolari, nel senso che chi vince un concorso, quindi radiofonico o indetto, non so, dalle televisioni o qualunque altro tipo di concorso, molto spesso sì, ha una buonissima pubblicità, ma la maggior parte del guadagno derivante dalla vendita del libro va all'ideatore del concorso. Quindi non so perché mi sono fatta un po' frenare da questa cosa, nel senso che avrei avuto piacere che la pubblicazione non fosse andata tutta a guadagno di qualcuno che non c'entrava niente, perché obiettivamente è giusto che i guadagni un po' si dividano tra l'autore, la casa editrice che ha lavorato con quell'autore e ovviamente tutte le persone che sono in mezzo per la distribuzione del libro. Quindi c'erano un paio di concorsi che appunto erano insomma in vigore in quel momento, però alla fine mi sono un po' informata, non mi interessavano tanto e quindi ho lasciato perdere. Però non è una cosa che consiglio a voi, ecco, se c'è un concorso e voi avete un bel manoscritto inedito da voler presentare, perché no, potrebbe essere veramente un'occasione, ecco, per vedere il vostro libro pubblicato, anche perché ho detto è solo una mia sensazione, io ho preferito muovermi in un'altra maniera, ma non è detto che insomma abbia fatto bene. Un'altra domanda che mi viene fatta relativa sempre a questa fase è come sei arrivata a questa casa editrice, ed è la domanda alla quale rispondo adesso. Allora, come ho detto, stavo mandando i vari curriculum, i vari manoscritti alle case editrici. Io sono stata contattata da 4 case editrici. La prima era una casa editrice a pagamento, quindi ho lasciato perdere. La seconda invece mi ha contattata mandandomi direttamente un contratto da firmare. A quel punto io ovviamente avevo un po' di dubbi, perché è logico, sono al mio primo libro, quindi non ho idea di come funzionano queste cose, e quindi che cosa ho fatto? Ho scritto alla casa editrice chiedendo informazioni, ma funziona così, bisogna prima firmare un contratto e poi parlarne, non è il caso che mi facciate sapere come lavorate voi, che cosa pensate del mio libro, quali sono le modifiche che vorreste fare. Mi è stato risposto in maniera un po' stizzita e allora io ho lasciato perdere e non ho più risposto. La terza casa editrice invece era quella che effettivamente pensavo mi avrebbe pubblicata, erano interessati, oltretutto prima di farmi firmare qualunque cosa mi avevano proposto delle modifiche da fare alla mia storia e le ho trovate molto interessanti, perché erano modifiche costruttive. Di certo non mi aspettavo che la casa editrice mi dicesse il tuo libro è perfetto, domani lo pubblichiamo, quindi anzi ho apprezzato queste cose perché mi fa piacere anche lavorare su di me e migliorarmi. Quindi ho cominciato a correggere seguendo le loro indicazioni ed ho anche incontrato a Roma
insomma, non so se si dice l'editore anche per una donna, comunque era una donna, e niente, abbiamo parlato. Che cosa è successo poi? Ci sono stati due episodi che non mi sono piaciuti. Il primo è che nel momento in cui l'ho incontrata a Roma mi ha rifilato un pacco di libri della sua casa editrice da portare in negozio, perché allora aveva ancora il negozio, nonostante io dicessi no, non importa, li ordino da sola se ho bisogno, cioè quando alla fine io non sono qui per vendere i tuoi libri nel mio negozio, ma per parlare della pubblicazione del mio libro, quindi già era una cosa che mi aveva infastidita. Fatto sta che me li ha rifilati in tutte le maniere ed erano in conto vendita, questo significa che io li avrei, una volta venduti, glieli avrei pagati, se invece non li avessi venduti li avrei potuti rendere alla casa editrice. Poi ho cominciato per l'appunto a correggere il mio manoscritto e nonostante cercassi di velocizzare, perché a quel punto avevo voglia di pubblicare il prima possibile, mandavo spesso insomma le mie correzioni e loro mi rispondevano dopo un mese e mezzo. Quando ho fatto notare questa cosa chiedendo è possibile velocizzare un po' la correzione in modo da poter arrivare insomma prima a una conclusione, mi è stato risposto in una maniera maleducata, proprio... veramente a dei livelli assurdi, quindi sono rimasta malissimo, anche se non era la signora con la quale avevo parlato, ma sono delle donne che lavorano per la casa editrice, che veramente avevano un'arroganza impressionante, e questa è una cosa che conta tantissimo. Ci si deve fidare delle persone alle quali si dà il nostro manoscritto per la realizzazione di un sogno. Se queste persone vi trattano male, non vanno assolutamente considerate, e quindi è andata che alla fine io ho deciso di smettere di rispondere, non ho più mandato le mie correzioni. Nel frattempo cercavo un'altra casa editrice. Loro hanno anche avuto il coraggio di richiedermi il pagamento dei libri che mi avevano dato, e io ho detto loro non li ho venduti, perché ovviamente non li avevo venduti, ve li rendo. E loro mi hanno detto no, è passato troppo tempo, sicuramente li hai letti e quindi non ce li puoi rendere. E a quel punto io mi sono rifiutata di pagare quella fattura, ho preso i libri, li ho fotografati per avere la prova che fossero in ottime condizioni, perché non erano mai stati toccati, li ho rispediti al mittente e ho chiuso i battenti con questa casa editrice. Poi è arrivata Algra Editore, ecco, la casa editrice che mi ha pubblicata. Anche in questo caso sono stata contattata da loro dopo l'invio del mio manoscritto, e loro non ricordo, però credo che mi abbiano contattato dopo 2 o 3 mesi che avevo mandato il manoscritto, se non mi sbaglio. Sono stati abbastanza rapidi. Loro sono stati la rivelazione, nel senso che mi hanno messa a mio agio. Io avevo delle domande, loro mi hanno scritto che erano interessati alla pubblicazione del libro, di scrivergli tutte le domande che io avevo e poi loro mi avrebbero fatto avere il contratto. Ho mandato le mie domande e loro mi hanno risposto in maniera più che esaustiva. Erano delle mail lunghissime, mi hanno risposto come funziona con gli autori emergenti, che quindi pubblicano per la prima volta, quali sono le loro condizioni contrattuali, perché non è previsto, in quali casi è previsto un anticipo, insomma tutte cose così, come funziona con le presentazioni, veramente, sono stati super super disponibili. Li ho chiamati al telefono, ho detto che ero interessata e che quindi potevano mandarmi il contratto. A quel punto quindi ho firmato il contratto, l'ho mandato a loro e finalmente una casa editrice che mi rappresentava. È qui quindi che inizia la quarta fase. Per la quarta fase, appunto, siamo alla correzione delle bozze. Nel contratto che mi è stato consegnato c'era tutti i dettagli relativi non soltanto alle percentuali di guadagno e così via, ma anche proprio ai tempi di pubblicazione. Quindi tutta la fase della correzione delle bozze è delimitata in degli spazi temporali, quindi entro 8 giorni la casa editrice doveva rimandarmi la prima bozza, entro 8 giorni dovevo correggerla e rimandarla a loro e così via. E quindi niente, è tutto registrato lì, poi ci sono tutti i dettagli che regolano i rapporti tra la casa editrice e l'autore, insomma non sto qui ad annoiarvi con questi particolari. Fatto sta per l'appunto che loro mi hanno cominciato a rinviare indietro, mi hanno rimandato indietro la prima bozza e io mi sono messa lì, l'ho riletto da capo, ho guardato le loro correzioni, ho fatto nuove correzioni che notavo man mano che andavo avanti nella lettura e così via, e quindi questo va avanti finché l'opera non è completa, non è insomma diciamo buona agli occhi sia dell'editore che agli occhi dell'autore. Poi quindi si passa alla
alla scelta della copertina, io in questo caso avevo dato loro alcune idee e basta, solo qualche idea generale, anche perché non so disegnare, quindi assolutamente ho detto fate voi, e loro mi hanno mandato la bozza che era questa qui, e questa qui mi è piaciuta subito, quindi ho dato l'ok, non ho visto altre copertine, perché questa secondo me rappresenta benissimo il tema che insomma si tratta all'interno, meglio la storia che viene raccontata all'interno, e in più è una copertina bellissima, dà proprio un senso di pace e non so come, ma mi ricorda proprio la libreria della quale parlo all'interno del libro, quindi è un'immagine azzeccatissima. E poi mi è stato richiesto di mandare queste due parti qui, quindi la sinossi, che è difficilissimo scrivere una sinossi in 5 righe quando insomma vorresti veramente poter dire tutto per invogliare il lettore a leggere il tuo libro, e poi 5 righe invece su di me, quindi su me come autrice, sulla mia vita e così via, niente di che, insomma. Una volta dato l'ok per la stampa, il manoscritto è andato in stampa e qui inizia l'ultima fase. Siamo quindi arrivati alla pubblicazione del libro. Il libro è stato stampato, l'editore mi ha mandato su WhatsApp la foto con lui, insomma, che teneva in mano il mio libro, dicendomi guarda, le copie ci sono. Nel giro di circa una settimana il libro sarebbe stato poi, ed è attualmente così, all'interno di tutti i principali siti che vendono libri, quindi abbiamo Amazon, IBS, Feltrinelli, Mondadori e così via, oltre ad essere ovviamente acquistabile sul sito della casa editrice. E quindi niente, nel contratto erano previste 5 copie gratuite per me, mi sono state inviate e ho fatto lo spacchettamento davanti a voi, lo sapete, infatti vi lascio qui il video di quello spacchettamento famoso, insomma, che a voi anche è piaciuto tanto. E quindi niente, questo è quanto, questa è la fine, insomma, il libro è stato pubblicato ed è acquistabile sia dalle librerie indipendenti o di catena chiaramente, e acquistabile poi da tutti voi in maniera privata. Passiamo adesso quindi a come è possibile acquistare il mio libro. Allora, se voi andate in una qualsiasi libreria potete chiedere loro di ordinare il libro. È normale che, essendo io una scrittrice praticamente sconosciuta, non sia proprio tra le novità presenti in tutte le librerie d'Italia, però il mio libro è ordinabile in tutta Italia. Quindi tendenzialmente quasi tutte le librerie italiane utilizzano Fastbook, che Fastbook è un rivenditore nazionale di libri. Quindi potete sicuramente chiedere al vostro libraio di andare a cercare, per l'appunto, tramite il loro rivenditore, che spesso Facebook, il mio libro. E che cosa succede però? Che essendo appunto una chiaramente un'autrice minore, non è sempre disponibile al momento, nel senso che molto spesso aspettano di ricevere un ordine dai clienti e poi si fanno arrivare le copie dalla Sicilia. È per questo che io dico anche a voi che andate nelle librerie, se avete piacere di ordinare il libro tramite una libreria, di dire alla vostra libraia di fiducia di rivolgersi direttamente alla casa editrice, perché le condizioni di vendita sono identiche ma è molto più veloce. Quindi il libro, invece di partire dalla Sicilia, andare a Milano e da Milano essere distribuito alle librerie, semplicemente dalla Sicilia arriverà direttamente alla libreria. Quindi il mio consiglio è di rivolgersi direttamente alla casa editrice. Ovviamente vi lascio sotto tutti i contatti per trovarli, insomma, per potervi chiedere tutte le informazioni del caso. Per quanto riguarda invece gli acquisti privati, quindi voi che volete comprare il libro direttamente su internet, potete sia andare nei vari siti Mondadori, IBS e così via, ma anche in questo caso non sempre il libro è disponibile al momento, quindi ci sono delle volte in cui magari lo ordinate e vi fanno aspettare una decina di giorni perché aspettano di ricevere il libro dalla casa editrice. E anche in questo caso, quindi, se avete fretta, avete voglia di cominciare al più presto, vi consiglio di andare direttamente alla casa editrice, alla fonte, perché sul sito della casa editrice si può mettere il libro nel carrello e comprarlo. Oltretutto il prezzo è il più basso che si trova rispetto a tutti gli altri siti, perché il prezzo di copertina è 17 euro, mentre sul sito della casa editrice è all'incirca 14 euro, quindi vi merita in ogni caso. Anche in questo caso vi lascio tutti i link sotto per poterlo comprare dove volete. Bene ragazzi, io penso di aver parlato abbastanza, ho fatto un video lunghissimo, quasi quasi mi mette pensiero editarlo. Comunque io spero che vi sia piaciuto, se avete altre domande scrivetemi sotto, perché poi sapete io rispondo sempre, quindi qualunque dubbio lo posso chiarire. Fatemi sapere ovviamente se l'avete comprato e se vi è piaciuto, perché ci tengo tantissimo alla vostra opinione. E niente, noi ci vediamo prestissimo con un altro video, grazie, ciao.